Signori, il vostro imperatore vi chiama all'ordine. Il vostro imperatore chiede il vostro aiuto per vincere la sfida dell'anno. Signori, come l'anno scorso, sono stato nominato ai Web Show Awards. E per questo chiedo il vostro voto e il vostro aiuto. Sono finalista in due categorie: Top Good Game e Top Console Gameplay. Quello a cui tengo di più è sicuramente Top Console Gameplay, perché, signori, nominato per quella categoria ci sono le Sdrago Corse. E signori, tutti sanno che le Sdrago Corse non possono essere battute da niente al mondo. Quindi ora, tutti quelli che stanno vedendo questo video dovrete aiutare il vostro capo e votarmi in quella categoria. Quindi signori, io vi lascio il link sotto in descrizione per votarmi e vinciamo questa sfida incredibile. Bravo, numero uno, frate. Assicurarsi il power capo. Ma bene ragazzi, bentornati qui sulle FAQ. Come sempre, signori, come sempre, come da due sabati in realtà, siamo tornati con le FAQ. Sto riuscendo a fare queste FAQ una volta a settimana, perché ci tengo, so che vi piace, quindi cacca. Prima di iniziare, a parte Web Show Awards, volevo dirvi che il 22 dicembre faremo il Roma Tube come ogni anno. Per chi non lo sapesse, il Roma Tube è uno spettacolo che facciamo noi a teatro con presenti io, Fraxi, Grananas, e quest'anno, signori, lo special guest è Gabbo di Squared. Se volete partecipare vi lascio sotto il link per acquistare i biglietti. Ve lo dico da adesso, i biglietti normali costano 8 euro, che non mi sembra una cifra così esorbitante. I biglietti backstage costano 26 le prime due file e 23 la fila 3 e 4. Quindi mi raccomando, vi lascio il link sotto in descrizione per i biglietti, vi lascio anche il link dell'evento di Facebook dove potete cliccare partecipa. Ma comunque, siamo tornati, signori, alle FAQ. La prima domanda me la fa Ale Gallo, che mi chiede: quando editi i video, ridi per quello che è avvenuto? Allora, diciamo che più o meno inizialmente rido, poi no, perché lo guardo talmente tante volte che mi fa schifo, quindi più o meno è così. Lol, che taglio sto pezzo. A few moments later. Mazza, è schifo sto video, cancello, porco due, fa cagare, non fa ridere un cazzo. La seconda domanda me la fa Jekyll, che mi chiede: ti senti libero dall'influenza che hanno i mass media sulla nostra vita e sulla nostra capacità di scegliere una cosa piuttosto che un'altra, o ti senti libero? Ma guarda, secondo me comunque le pubblicità occulte non funzionano mai, i mass media non hanno mai influenzato tutto quello che ho fatto e che faccio durante la mia vita. Dopo Coca-Cola! Ah raga, ma è vota, ma i placement li facciamo bene? Cioè io non mi abbasso a fare queste cose. I placement. Comunque no, cioè non mi sento influenzato dai mass media. Ma quanto sono buone queste gocciole. Ragazzi, mi ha fatto la domanda il mitico Mario Basilico. Mi chiede: come descriveresti la tua ragazza ideale? Grazie per tutto quello che fai. Grazie a te, ti mando un bacione, ti saluto, ti risaluto e ti mando a fanculo. Comunque, la mia ragazza ideale, allora, che caratterialmente la posso descrivere, fisicamente no, perché cioè finché dico mio Dio mi piacciono troppo le rosse, può essere pure vero, cioè io impazzisco per le ragazze con i capelli rossi, soprattutto se sono rosse naturali. Però il fatto è che magari poi incontri quella mora che ti fa innamorare perdutamente, o incontri la bionda che ti fa innamorare perdutamente, quindi va tutto a puttana. Diciamo che caratterialmente è la cosa più importante, che secondo me sto cazzo cos'da co... caratterialmente te la posso descrivere, che secondo me deve essere sola, cioè per me la ragazza perfetta per me deve essere solare, gli deve piacere viaggiare e deve avere voglia di fare. Cioè non mi sono mai piaciute le ragazze che non hanno voglia di fare un cazzo e che danno la colpa alla vita. Allora, cioè io non faccio un cazzo, ma perché? Cioè perché c'è il sistema Italia che ha sbagliato? Cioè io sto a casa tutto il giorno, non faccio un cazzo tutto il giorno, non mi impegno per fare un cazzo, non cerco un cazzo, ma l'Italia è sbagliata. Cioè se io andassi in Inghilterra, ma sai, lavori qua. Stefano The Rock La Pietra mi chiede: quali sono o erano i tuoi idoli? Bella Matte e bella Pette. Allora, i miei idoli quali sono o quali erano? Allora, diciamo che io questa persona qui la reputo non un idolo, però un dio, ma semplicemente per il fatto che, non perché sia Totti in sé, ma semplicemente perché è una delle persone che ho sempre seguito da ragazzino. Cioè a me sinceramente dà fastidio chi si innamora, chi fa il tifoso quando non è tifoso, perché secondo me essere tifosi è nascerci, cioè chi, se non nasci tifoso non ci puoi diventare, secondo me, perché non c'hai quella cosa che ti ha accompagnato fin da bambino. Cioè io fin da ragazzino sono stato della Roma, sono sempre stato della Roma, rimarrò sempre della Roma. Chi nasce col calcio muore col calcio, cioè tifosi non si diventa, ci si nasce. Secondo me quindi questa persona qui è il simbolo, diciamo, della mia infanzia. Io direi Totti è stato ed è e sarà uno dei miei idoli. Una persona che stimo tantissimo è Ed Sheeran, perché Ed Sheeran rappresenta veramente tutto. Cioè Ed Sheeran è tutto, è qualsiasi cosa Ed Sheeran. Voi pensate a un comodino, in realtà è Ed Sheeran. Pensate a un muro, è Ed Sheeran. Pensate a me, sono Ed Sheeran.
La quinta domanda me la fa Francesco di Bona, che mi chiede: allora, ci sono tre macchine, una blu, una gialla e una verde. Chi arriva prima? Quella gialla, perché è gialla. Hello, it's me. I was wondering no! if after all these years you'd like to me. Alessio Massamico mi chiede: mi hai seguito il wrestling? Raga, vi volevo dire che io non è che seguo il wrestling. Io sono John C. La settima domanda me la fa Andrix, che mi chiede: qual è la tua meta turistica dei sogni? Allora, la mia meta turistica dei sogni da qualche anno è Bora Bora, perché io voglio andare in una cazzo d'isola per 8 cazzo di mesi a fare un cazzo con le palle nell'acqua, a non fare un ben amato cazzo con una puttana vicino che mi porta i cazzo di cocktail tutto il cazzo di giorno, mentre io non faccio un cazzo, mi porta i cocktail, mi ubriaco, poi a casa nel bungalow con le puttane. No, vabbè, a parte questa storia là, Bora Bora, perché sì, perché è bellissimo, Bora Bora per me costa un boato andarci, altrimenti l'Australia o Bora Bora o l'Australia, diciamo cose molto vicine. Prima di andare in America avevo il sogno di andare a New York, l'ho vista a New York, me ne sono innamorato tantissimo, quindi ormai non è più la mia meta dei sogni, perché l'ho già visitata: San Francisco idem, Los Angeles idem, Londra idem, Parigi idem. Nei posti in cui ancora non sono andato, io sono uno che non gli piace l'Asia, cioè da visitare non mi ispira un cazzo. Ignorante, capisci un cazzo, l'Asia è top, gli hentai li fanno lì, coglioni, devi meglio tassa de... Davide Iannotti mi chiede: ci puoi raccontare la storia dei quadri dietro di te? No. John C. No, scherzo, la storia è incredibilmente interessante. Allora, pensate che questi quadri provengono da una mostra d'arte fatta in Mozambico chiamata Hanna. Nel 1947 furono dipinti col cazzo da un famoso artista del cazzo di nome Cazzo. No, in realtà l'ho comprati a Ikea 3 anni fa con la mia ex, una delle mie ex. Tranne quello, ovviamente, che è una mia caricatura. La gente dice: ma quello è Justin Bieber? No, raga, quello sono io da ragazzini per 2000. È una caricatura. E quello, ovviamente, l'ho comprato a San Francisco. Tutti gli altri l'ho preso da Leroy Merlin, tranne il con la California, questo qua. Quindi diciamo che non hanno una storia così entusiasmante. Cioè, non sono quadri che valgono 12 milioni di dollari. Ma credo, forse poi non so. Signori, mi ha fatto una domanda Cristo Kamikaze, che mi chiede: hai mai pensato di trattare altro su YouTube oltre al gaming? Ciao bella frate, sei il peggio. Comunque io già tratto altro oltre al gaming, già faccio video in segreto, faccio video su Abbo, faccio video sul telefono, faccio i vlog, faccio una cifra di roba. Quindi io diciamo che sul mio canale piano piano col tempo mi sono spostato sempre di più per non renderlo solo gaming, ma fare un po' di tutto, no? Come fa KSI alla fine. Diciamo che il mio modello era KSI, perché lui fa quello che cazzo gli pare sul canale, perché non mi piacciono categorizzazioni su YouTube. Cioè, se io voglio fare vlog, faccio vlog. Se voglio fare i video su in segreto, faccio in segreto. Se voglio fare gaming, faccio gaming. Siamo arrivati alla conclusione della fine. L'ultima domanda me la fa Dragos Cholan. Allora, te la modifico e la faccio diventare un po' in italiano. Se la tua prossima o attuale ragazza ti chiedesse di scegliere tra lei e YouTube, cosa sceglieresti? Bella dread, bella. Allora, scegliere YouTube. Perché già una persona che pretende di far scegliere il proprio ragazzo tra due cose è già... non è considerevole delle mie attenzioni. Cioè, già che mi dici scegli un mio YouTube, io ti dico: ah frate, bella, se siamo visti, bella, sì, salutami tutti, sì. Sicuramente scegliere YouTube, ma non perché YouTube, pure se mi chiedesse scegli o me o il calcio. Oh frate, a che ora al campo? Quindi diciamo che è così. Comunque signori, spero che questo episodio delle fuck di sabato vi sia piaciuzio. Ricordate di votarmi Webshare Awards, ci sono due categorie, scegliete quale votare, penso che possiate votarle entrambe. Comunque, come ho detto, quella a cui tengo di più sono i Top Console Gameplay, perché ci sono le Sdrogo Corse e voglio che le Sdrogo Corse abbiano mille like. Comunque, noi sentiamo alla prossima, lasciatemi un bel like e un commento con scritto hashtag fuck per il prossimo episodio, che arriverà sabato prossimo. Forse, ve lo dico, se riesco lo faccio con Gabbo di Squared, signori, lo faccio con Gabbo, perché dovrebbe venire a casa mia il 4 dicembre, quindi magari il prossimo episodio lo faccio con Gabbo, se riesco. Vi sentiamo alla prossima, lasciamo un like, un commento. Compra Coca-Cola. Bella.